si vedeva tutti alla Lux, quindi era una specie di porto di mare dove tutti i registi, candidati registi, sceneggiatori, costumisti, c'era, l'anticamera era piena di tutti, dovessi dire tutti i nomi di allora, erano tutti i nomi del cinema italiano. Tra gli altri avevo intravisto sto ragazzo alto, magro, con tanti capelli in testa, capelli scuri, neri, ma non l'avevo avvicinato. Poi un giorno ci siamo trovati per caso a Piazza Barberini a leggere un giornale appeso, io da una facciata e lui da quell'altra. E quindi ci siamo riconosciuti, anche lui mi aveva visto. Ci siamo presentati, diciamo. Lo stesso giorno abbiamo cominciato a chiacchierare. Subito ci è venuto in mente di fare un certo soggetto surreale che poi non si fa. Da quello è cominciata una strettissima collaborazione per tanti, tanti anni, sempre come coppia di sceneggiatori. Io ero parecchio più anziano di lui, lui molto più giovane di me, venivamo da due esperienze molto diverse. Ci siamo, direi, completati. Intanto bisogna dire che Fellini non pensava di fare il regista. Fellini è venuto a Roma e non pensava neanche al cinema, perché lui in realtà voleva principalmente disegnare e forse dipingere e forse poi scrivere delle storielle per i giornaletti, soprattutto per i giornali umoristici. Tentò di fare anche il giornalista, ma non era il suo mestiere, perché lui era proprio un narratore, era uno che... E si muoveva in quell'ambito lì, si muoveva in un ambito, e ebbe subito successo, perché immediatamente a 19 anni arrivò, fu imbarcato sul Marco Aurelio, dove diventò, col nome di Federico soltanto, diventò celeberrimo in pochi mesi. Mi ricordo che una volta in chiesa l'arciprete dal pulpito tirò fuori improvvisamente una copia del Marco Aurelio e, tuonando con voce sdegnata, disse: adesso vi faccio vedere io cosa si fa con questo giornale. Ci fu un momento così di sospensione, perché su un pulpito cosa poteva fare uno con un giornale, arciprete per esempio. Invece lo appallottolò con queste manone, fece una palla e poi disse: gli darai fuoco a questo giornale, e lo buttò, lo fece rotolare tra i banchi, tra i fedeli. Ed era così una dimensione, un altro luogo che si aggiungeva a quelli fantastici di Roma, sognati da provincia, come il Colosseo, l'Altare della Patria, il nightclub Apollo e il Marco Aurelio. Marco Aurelio, un giornale umoristico che c'era già durante la guerra e poi ha continuato dopo, fino agli anni 50. Io sono arrivato al Marco Aurelio nel 47 e Fellini già non c'era più, già era andato via. Non c'era ancora la televisione, non c'erano i cabaret. Il giornale umoristico aveva una sua funzione di commento settimanale ai fatti del giorno dal punto di vista satirico, dal punto di vista di critica a destra e a sinistra. Lui aveva appuntamento con Steno al Marco Aurelio e quello stesso giorno io mi ero proposto di andare a presentare dei disegni al Marco Aurelio. Allora andai in via Regina Elena 68, allora si chiamava via Regina Elena, e il portiere mi disse: guarda che prima di mezzogiorno Steno non c'è, quindi è inutile che stai qua. Allora feci una passeggiata e vicino alla casa del passeggero c'era una rosticceria. Esposta nella rosticceria c'era un piatto con dei supplì e mezzo pollo con la scritta lire 6. Io stavo a guardare sto piatto. Un'ombra dietro, alla vetrata, vedo quest'ombra dietro,
una vocetta che mi fa: quanto c'hai in tasca? Dico: io ho 4 lire. Dice: allora entriamo, io ho la differenza. Siamo entrati e ci siamo guardati. Lui mi dice: tu sei un poeta. Dico: no. Dico: tu sei un pittore. No, sì, no, io sono un poeta. Allora io sono un pittore. Questo fu l'incontro. Via Regina Ela, mi ricordo che c'era un'enorme scritta di vetro luminoso con la testa anche dell'imperatore, Marco Aurelio, esattamente riproponeva la testata del giornale. Sono salito al secondo piano e mi è venuto a aprire un omaccione con una scopa e uno straccio buttato sulle spalle, una sigaretta infilata all'orecchio. Ed era il favoloso Gigione, che era l'usciere della Marco Aurelio. Questo usciere, oltre a quello di pulire i pavimenti e di smistare la corrispondenza e di correre in bicicletta a casa dei vari redattori a prendere i pezzi i giorni in cui il giornale doveva essere composto, c'era anche quello di fare da cavia per le battute durante le riunioni. Quando c'era qualche incertezza su una proposta di vignetta che così riscuoteva una certa perplessità, veniva chiamato Gigione. De Bellis, il direttore, chiamava Gigione, che sembra un po' spaventato perché, siccome beveva e aveva spesso dei grandi cicchetti al direttore, quando si sentiva chiamare pensava che ci fosse un cicchetto, insomma, o qualche ramanzina, apriva la porta, metteva la testa dentro e veniva interpellato rudemente dal direttore, che gli leggeva con questa voce un po' rauca la vignetta. Poi lo fissava, diceva: fa ridere o no? E Gigione guardava un po' spaventato intorno e poi diceva: sì, sì, fa ridere. Serio, sì. Il rapporto è molto stretto tra il Fellini disegnatore del Marco Aurelio e i disegni, appunto, funzionali alla preparazione di un film, per cui si riconoscono immediatamente. Il suo segno e la sua storiella non avevano niente a che vedere con quella dei grandi collaboratori del Marco Aurelio, Attalo, Metz, Marchesi, Steno e così via, perché era legato al nonsense, un disegno legato ad una vignetta appunto surreale, un disegno che richiamava poi la battuta che era quella dello scemenziario degli anni 30, vicinissimo all'umorismo, per esempio, di un grande della rivista per il quale Federico Fellini scriveva i dialoghi, cioè Macario. Mi ricordo un avvocato, si chiamava Danna, finanziò una rivista di studenti che debuttava al Quattro Fontane. In questa rivista c'era Mario Riva, Mario Ferretti, Lucio Ardenzi che cantava, io facevo le scene, i costumi, delle belle ragazze che cantavano, eccetera. E si fu, sa cosa doveva durare una settimana, poi invece durò mesi per il grande successo. Una delle trovate era di Mario Ferretti, che ogni sera illuminava con un raggio un personaggio che stava in sala, che poteva essere Amedeo Nazario, Claudio Collar, Marina Berti, personaggi da allora, no? Un giorno Mario mi disse: oh, tu conosci Federico, perché non ce lo porti qua? E io disse: Federico, andiamo a vedere sta rivista. So, un po' di tempo te lo dico, io ho fatto i costumi, ho fatto la cosa. Andiamo al Quattro Fontane. E io, d'accordo con Mario Ferretti, fece il segno con il fazzoletto, ci illuminò, dice: abbiamo in sala Federico, perché lui era noto come Federico. Un applauso, una cosa impressionante, perché gli studenti erano talmente presi da queste rubrichette che scriveva lui, che lui aveva una fama infinita. Seguendo gli elefanti, sono entrato per la prima volta a Cinecittà. Buongiorno. Un momento. Fermo là. Ho un appuntamento. Ecco chi. Devo fare un'intervista. Un'intervista? Le chiamate? Vi ha telefonato il mio giornale, mi chiamo Rubini. Rubini. Mo guardo se c'è il nominativo. Capitò una serie di coincidenze. Cioè, un giornale lo mandò a fare delle interviste, mandarono lui e Ruggero Maccari a fare delle interviste agli attori del varietà, ai comici del varietà, e finirono nel camerino di Fabrizi. E ci fu una specie di agnizione che lui e Fabrizi e Maccari si diventarono amiconi, lo andavano a prendere tutte le sere dopo lo spettacolo, andavano al Bar Casellino in Piazza Venezia, dove si riunivano gli artisti, facevano le ore piccole, poi lui e Aldo si accompagnavano reciprocamente alle loro case. E proprio in quel periodo, e lui cominciò, e anche Maccari,
cominciò a scrivere, cominciarono tutti e due a scrivere delle scenette, delle battute, che Fabrizio gli pagava pronta cassa, gli tirava fuori le 1000 lire e gli dava gli pagava le battute, cioè gli pagava quelle tiritere di Fabrizi, quelle cose, molte di quelle cose le ha scritte Federico. In quel momento Fabrizi fu assorbito dal cinema. C'è una legge proprio alla fine del 38 di embargo nei confronti del cinema americano, si creano dei limiti e i grandi produttori americani decidono di chiudere il mercato all'Italia, che era uno dei mercati importanti nel mondo, anzi per alcuni produttori americani era il very best di tutto il mondo. Questo fatto favorisce la ripresa del cinema italiano e soprattutto, anche se si sta andando verso la guerra, favorisce la ripresa di un cinema italiano leggero, di commedia, quello che è stato chiamato il cinema dei telefoni bianchi, e favorisce l'immediato aumento quantitativo di film. Si passa da poche decine di film a quota 100, si mira a quota 100 e a una utilizzazione massiccia di Cinecittà, quello che sarà poi il luogo per eccellenza dell'immaginario felliniano. Abbiamo avuto dei film anche belli, anche ben fatti e di grande successo in quel momento. E uno di questi film, il primo che sceneggiò Federico, fu Avanti c'è posto, col nome di Federico, poi non era Federico Fellini. Avanti c'è posto! Fellini scoprì che col cinema si guadagnava 10 volte quello che si guadagnava con i giornali. Che intanto lui era sempre scannato, perché qualunque cosa guadagnasse lui non ha mai saputo tenere i soldi in tasca, era sempre uno che il giorno dopo non aveva una lira, quindi era importantissimo per lui avere dei soldi per poterli spendere, ecco, e anche sprecare, perché questa era la sua natura. Poi che l'ambiente del cinema gli piaceva moltissimo, gli divertiva moltissimo, poi c'erano le donne, e quindi trovò che il set era molto più divertente della redazione di un giornale, no? E quindi, siccome poi diventò uno di pronto intervento, dicevano, no? Perché c'era, come sempre, delle sceneggiature abborracciate, delle cose che non funzionavano, eccetera. Diceva, chiamiamo Fellini, no? Arrivava Fellini di corsa e si metteva lì e ricomponeva una scena, inventava delle battute, faceva delle cose, e quindi diventò richiestissimo subito. E così andò avanti per una decina d'anni con collaborazioni sempre più qualificate, in società con l'amico Tullio Pinelli, che fecero un bellissimo sodalizio fra loro e fecero una serie di film sempre più importanti. Abbiamo cominciato a lavorare come si lavorava allora, subito nel dopoguerra, le grandi scoperte del dopoguerra, l'Italia nuova, tutto da riscoprire dopo le distruzioni, il crollo di tutta una società precedente. E quindi in ogni angolo d'Italia c'era qualcosa di nuovo da vedere. Il sistema allora era, appunto, prima di metterci a scrivere, di fare quella che si chiamava l'esplorazione, cioè si andava in questi posti così molto lontani uno dall'altro, Napoli, Trieste, Livorno, a Napoli il re di Poggioreale, che era il capo della Camorra di allora, che è stato con noi molto gentile, a Genova per le persiane chiuse, la tratta delle bianche, a Trieste, dove siamo entrati, e allora c'era l'amministrazione alleata, ci voleva il passaporto per entrare a Trieste. Quindi non l'avevamo, siamo entrati nascosti in un camion tra i sacchi di caffè. Era tutto molto avventuroso. A Livorno c'era il grande, immenso campo di rifornimento per l'armata americana, dove c'era tutto, dalle scarpe alla penicillina, mentre in Italia veramente c'era poco, quasi niente. Quindi pieno di bande che di notte, certe volte anche con la complicità delle sentinelle americane, portavano via quel che potevano dai campi.
abbiamo attraversato la foresta del Tombolo vestiti da carbonai, da straccioni proprio, perché era pericoloso. C'erano bande anche di minorenni, le signorine che arrivavano da tutta l'Italia. Era una cosa veramente affascinante. Erano sedute anche queste molto di chiacchiere, di risate, di storielle, di avventure o di racconti di avventure, di incontri, letture. Chi aveva letto qualche libro interessante lo raccontava agli altri, insomma. E poi si parlava anche del soggetto. Si parlava del soggetto, come succede in quei casi lì, una specie di gioco del tennis, ci si rimandavano le idee, come succede. Le idee, dopodiché, la stesura del trattamento, l'ho sempre fatta io, e dopo la sceneggiatura veniva, come dico, divisa secondo le tendenze, secondo anche i gusti. Dice, io preferirei sceneggiare questo, quell'altro, un'altra cosa. Poi veniva messa insieme, si discutevano insieme, ciascuno correggeva o proponeva correzioni a quelle delle altre, insomma, lavoro collegiale. Con Germi aveva una grande ammirazione e un gran divertimento, nel senso che i silenzi di Germi, le sue incazzature improvvise, i suoi urli aggressivi proprio così, questa natura così da ligure, chiusa, di amicisiana proprio, era di amicisiano nel senso più completo della parola, socialista, vecchio socialista, così lo divertiva moltissimo proprio. Con Germi lui rideva sempre, ma rideva non perché Germi dicesse delle cose spiritose, ma rideva con affetto e tenerezza e comprensione del personaggio, proprio si divertiva con Germi. Ma le difficoltà finanziarie erano infinite, perché non c'era una lira. Avevamo trovato una finanziatrice del film che aveva detto che avrebbe tirato fuori i primi soldi il giorno che noi avessimo cominciato le riprese, perché non si fidava della gente di cinema. E allora cominciammo le riprese alla Sala delle Corse di Via degli Avignonesi, dove Capitani, che era un produttore del tempo, aveva accumulato del materiale, e mi ricordo che avevo finalmente cominciato a girare, questo Capitani dall'alto, perché si scendeva, era una specie di scantinato, mi chiamava così, senti un po', ma che vuoi? Questa finanziatrice gli aveva dato un assegno a voto di 16.000 lire, questo è stato l'inizio finanziario, cioè, si può immaginare tutto il resto. Dopo la guerra lui incontra Rossellini e questo sarà il vero passaggio, perché Rossellini gli chiede di scrivere delle parti dei suoi capolavori. In Luca c'è Presbiterio, c'è Chiel, c'è Torno, c'è Padre, so. Urgente, morale, nomine, domine, te craccio, fidei, salvati, del Signore, te lo va, domine, c'è un peccato, c'è un peccato. Su, su, sul viaggio, veglia. Da me. Su. All'anima da un piede e padellata che gli ha dato. Ma sarò franco, quando abbiamo sceneggiato Roma città aperta, io e Federico non andavamo molto d'accordo. Andavo a casa sua certe sere, lui abitava con una zia in una traversa di Viale Liegi, una vecchia casa con un vecchio cane, e lavoravamo in cucina perché faceva freddo. Non andavamo d'accordo. Federico aveva visto periodo
dell'occupazione tedesca in una maniera diversa da me e da tanti altri. Tante cose l'avevano infastidito e a me questo mi infastidiva ancora di più. Poi abbiamo cominciato a girare a Roma città aperta e lui non era venuto mai, non gli interessava, io non capivo. Non so, mi sembrava che fosse un uomo indifferente a certi problemi. Siamo visti poco, proprio poco. Rossellini ha un grande ruolo nella carriera cinematografica di Fellini, anche se Fellini poi dirà Rossellini mi ha aiutato a attraversare la strada, ma di fatto Rossellini dà a Fellini la possibilità di inventare delle situazioni proprio tipicamente felliniane. L'episodio del teatrino che gli viene da Pinocchio, del secondo episodio di Napoli di Paisà, o poi l'episodio dei frati nel convento dell'Appennino, sono storie felliniane che poi lui porterà con sé nell'attività successiva. Rossellini è stato il suo gran maestro, proprio maestro. Rossellini proprio è stato quello che l'ha indirizzato su una certa strada, anche non solo neorealistica, perché per esempio non c'è niente di meno neorealistica che l'episodio della Magnani e Amore. È suo, nettamente suo. È l'episodio in cui anche recita di Amore, storie in cui una componente di mistero, una componente di religiosità naturale, primitiva, che non si riconosce nella religiosità ufficiale, viene dallo spirito felliniano e trova già quasi con motivo firma di Fellini stesso. L'idea del soggetto era sua. Amici cooperammo e ci siamo divertiti a fare così. L'ho fatto tingere di biondo, siamo andati a Napoli da un parrucchiere per signora, si è tinti i capelli di biondo, poteva neanche più circolare per la strada, lo chiamava Rita Hayworth perché lui proprio è il tipo del Bruno, no? Questi capelloni biondi era una cosa. Dentro al Francesco Giullare di Dio ci sono delle situazioni tipicamente felliniane. L'episodio del tiranno Nicolaio viene dalle letture di Pinocchio, il modo con cui il tiranno è rappresentato e fatto calare come una grande marionetta, senz'altro sembra ispirato al mangiafuoco e al teatrino dei burattini di Pinocchio. Con Rossellini aveva un aspetto di amor filiale e rivalità. È proprio l'allievo che vuole superare e ci riesce a superare il maestro. Cosa che a Rossellini a un certo punto ha dato fastidio. Quindi anche lì c'è stato un certo urto, poi superato, ma insomma, come succede sempre. Se io devo riconoscere un debito di riconoscenza a Rossellini, è proprio questo, cioè di avermi fatto vedere che si poteva fare il cinema con quella stessa leggerezza, con quella stessa partecipazione profondamente personale, come un pittore fa un quadro e cerca sulla tela il tono giusto e prova finché non l'ha trovato, o come uno scrittore scrive un libro. Cioè, con quella stessa confidenza imbarazzata e inquieta che uno ha con le proprie nevrosi, con se stesso, insomma. Cioè, tutto l'aspetto
e organizzativo, logistico, tutto l'aspetto militaresco del cinematografo veniva cancellato, anche l'aspetto tecnico, che è sempre un pochino così paralizzante, almeno per chi debutta, e Rossellini non esisteva, cioè non veniva affatto sottolineato. Era proprio un modo di fare il cinema estremamente privato, estremamente individuale, insomma, come se raccontasse e parlasse degli amici di certe storie, di certi personaggi. Tutta l'ispirazione, diciamo, di Fellini si matura progressivamente sotto questa ombrello neorealista, però lascia già intravedere la ricerca di altre vie. Erano molto amici come coppia, Giulietta Masina, Federico, l'attuale Carla Del Poggio. L'attuale veramente l'ha molto aiutato, perché l'ha associato nella regia fin da Luci del Varietà, poi strettamente in Senza Pietà, anche perché il soggetto era comune, era nostro. Angela! Poi a un certo punto fu Alberto Lattuada che decise che Fellini doveva fare regista. Fellini era molto titubante perché non, in fondo si divertiva così, gli piaceva fare questi andare e venire, curiosare sui set, scribacchiare quello che serviva, no? Insomma, gli piaceva la vita del cinema. Mi sembrava che fosse un mondo nel quale io non avrei mai potuto, non solo, sul quale non avrei mai potuto non solo avere comando, ma neanche abitarci per un momento. Insomma. Credevo che fosse l'ultima cosa che io avrei potuto fare. Mi sembrava che mi mancasse totalmente l'autorità, anche la voce. Sentivo Mattoli, Bonard, Blasetti che tuonavano degli ordini come dei generali. Hanno dato da sceneggiare un soggetto di Antonioni, lo Sceicco Bianco, che era una, diciamo, una presa in giro molto elegante del mondo dei fumetti. Io ho ritrovato il soggetto originario dello Sceicco Bianco, scritto da Michelangelo Antonioni, che si chiamava Caro Ivan, ed era una storia completamente diversa, e che doveva dirigere poi Antonioni, poi questo soggetto come sempre rimbalzò, doveva farlo Lattuada, cioè alla fine il rovere disse a Fellini fallo tu. Avendo io difeso accanitamente questa sceneggiatura per tentare di avere l'ultima rata, che sennò veniva minacciata, il produttore mi ha detto: ma allora perché non lo fai tu? Me l'ha detto con un tale tempismo, nel momento in cui dicevo che era il più bel copione del mondo, chiaramente. Per cui non sono stato pronto a dire: ma che c'entro, io faccio lo sceneggiatore. Quindi mi sono proprio trovato a fare il regista. Dottore, il casco. Ah, grazie. Il megafono. Va bene. Tutti a posto per il raddo? Ma che sto sem pena all'improvviso, io lo so. Questo è un momento, sto cavallo, non si muove, sta tranquillo, sta tranquillo. Io non posso succedere niente, perché se mi fermo io non mangiare più nessuno. Stranamente Federico aveva paura di fare il regista, di mettersi a fare il regista. E esitava, mi aveva chiesto, siccome io venivo dal teatro, avevo una certa esperienza di teatro, di attori, di dialoghi, mi aveva detto: vieni con me, abbiamo sempre lavorato insieme, continuiamo così. Io faccio la regia, tu ti occupi degli attori e della recitazione.
sarebbe stato anche per me un passaggio graduale alla regia. Non mi è andata. Il regista è uno che dice questo sì, questo no, questo verde no, meglio questo turchese, via questa faccia no, mettetegli i baffi, levategli i capelli, tagliate. Continuamente deve fare, è sollecitato da un sacco di persone che arrivano con stoffe, pezzo di legno, comparse, pagine, a dire questo, quello lì o questo qua, 3 giorni o 2 giorni, diremo a Piazza del Popolo o a Piazza Flaminio. Ecco, una serie continua di decisioni che nella mia natura, che tenderebbe a restare tranquilla in un equilibrio panoramico dove niente è scartato ma niente in definitiva è scelto, era proprio contraria alla mia natura. E invece ho visto che posso prendere moltissime decisioni continuamente. Quindi dico, mi sono trovato portato su quello che doveva essere poi la mia vita. San Pietro. Ultimo colpo di manovella al film di Federico Fellini, Lo Sceicco Bianco. Ed il regista Federico Fellini che cosa ha voluto dimostrare con il suo Sceicco Bianco? Volendo, potrei rispondere a questa domanda in diversi modi, ma molto probabilmente nessuna risposta sarebbe sincera. Perché la verità è che io non ho voluto dimostrare un bel niente. Non ho messaggi da inviare all'umanità, me ne dispiace proprio. Ecco, se devo essere proprio sincero, io ho cercato soprattutto di fare un film divertente. Anzi, soprattutto un film per divertirmi. Però mi auguro che piaccia abbastanza per avere la possibilità di farne degli altri.